nell'ambito di un'articolata indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Napoli Nord, i carabinieri della stazione di Villa Literno hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un 45enne per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del destinatario della misura cautelare mediante un'attività di intercettazione ambientale con telecamere occultate, installate presso un esercizio pubblico da lui gestito, che ha documentato 325 cessioni di sostanze stupefacenti quali hashish e marijuana.